Genoa-Napoli 2-2. Bellissima partita, bellissima partita. O Genoa è una bella squadra. Il Genoa, cioè, per uscire con i 3 punti da questo campo, suderanno tutti. Lasciate stare la prima partita che la Fiorentina vinse, era la prima partita. Ma adesso il Genoa ha preso le misure, ha vinto a Roma con la Lazio, ha pareggiato con questo Napoli, i campioni d'Italia, scusate se poco, e Genoa corre, ma non è che corre corre e corre anche con qualità, perché ha giocatori anche di qualità. Adesso ne parliamo, prima però lasciate un like al video. Iscrizione al canale se volete. Allora, bella partita, veramente bella partita. Cosa non mi è piaciuto di questa partita? Ci sono state tante cose belle, come i gol, soprattutto quelli del Napoli sono stati meravigliosi, ma ci sono state tante cose che non mi sono piaciute. Innanzitutto, Rudy Garcia non mi è piaciuto. Ha sbagliato la formazione nettamente, perché se hai un Politano così in forma non ha senso che lo tieni in panchina e fai giocare Elmas da titolare, che per 45 minuti è stato inesistente, impalpabile, come tutto il Napoli. Perché il primo tempo il Napoli è stata una roba oscena. Non è praticamente sceso in campo, ha giocato soltanto il Genoa, che ha meritato anche il vantaggio. Chiaramente, guardando la partita, il Napoli non poteva essere quello. Cioè, il Napoli, per quanto ha cambiato allenatore, ha cambiato interpreti qualcuno, ma non poteva essere quello del primo tempo. Nel secondo tempo la musica è un po' cambiata, di poco, ma è cambiata quando Rudy Garcia ha fatto i cambi, perché il Napoli ha pareggiato sta partita grazie alla panchina. Raspadori e Politano. Cosa non mi è piaciuto ancora? La condizione fisica del Napoli. Il Napoli è palesemente fuori condizione. Il Genoa correva a 3000, il Napoli non correva nemmeno a 1000, forse nemmeno a 500. Cioè, per 70 minuti ho visto un Genoa che correva il triplo, sempre pronti su tutte le palle, arrivavano prima sugli interventi, insomma un Genoa più pronto e più famelico. Poi è chiaro che dopo il 70esimo il Genoa è calato un po', come è normale che fosse, poi anche grazie ai cambi il Napoli ha raddrizzato la baracca, grazie ai cambi e alla qualità dei singoli. Anche Kajuste mi è piaciuto come è entrato, ha fatto 20 minuti come Dio comanda. Quindi, insomma, il Napoli ha dato segnale di una grande reazione. Perché quando subisci per 70 minuti, sei sotto 2-0 in un campo così caldo come quello di Genova, non è facile poi riprendere questa partita. Cioè, io pensavo che il Napoli non ce la facesse a pareggiare. Poi è chiaro che Raspadori si inventa quel gol. Dopo c'è un altro Eurogol con Zielinski che si inventa quell'assist per Politano che fa un tiro a volo splendido. Con la qualità dei singoli la vai anche a pareggiare. Però secondo me il Napoli da questa partita ne esce più con dei punti interrogativi che con delle certezze, nel modo più assoluto. Il Napoli stasera mi ha deluso non poco. Perché dico questo? Perché contro la Lazio io avevo creduto ad una battuta d'arresto, una sconfitta che può capitare, siamo all'inizio del campionato. Però arriva la sconfitta, stasera non hai perso perché, insomma, sei riuscito a riprenderla così, però per 70 minuti il Genoa è stato superiore. Insomma, non sono dei buoni segnali questi per il Napoli, nel modo più assoluto. E Garcia ha la colpa, che vuole fare un po' il fenomeno, nel senso che
Se tu hai un giocattolo che funziona bene, continua ad usare quel giocattolo come lo stava usando quello prima. Invece no, è arrivato e vuole fare un po' il fenomeno che non fa giocare Politano, non fa giocare Rachmani, cioè cambia, vuole cambiare un po' le carte in tavola. Cambiare le carte in tavola può avere un senso quando le cose magari non stanno andando bene. Però il Napoli che viene da un grande scudetto, viene comunque da un'idea di gioco ben radicata. Sai, cambi due o tre elementi, cosa vuoi significare? Cioè, cosa vuoi mettere in mostra? Metti in mostra che fai 70 minuti di grande fatica e poi la riprendi grazie alla qualità dei tuoi calciatori. Un'altra cosa che non mi è piaciuta di questa partita è l'arbitraggio. Cioè, voi sapete che io non è che parlo molto degli arbitri perché è una cosa che mi annoia. Sapete benissimo come la penso. Su 38 partite, 5 partite vieni svantaggiato, 5 partite vieni avvantaggiato. Per me, tutto sommato, gli errori a vantaggio e a svantaggio si compensano, più o meno. È sempre così in tutti i campionati. Però stasera l'arbitraggio è stato, secondo me, a sfavore del Napoli. Cioè, perché il primo gol del Genoa poteva tranquillamente essere annullato perché c'è una spinta su Anghissa abbastanza evidente a due mani. Sembra un po' il fallo che fece Tonali in quel famoso Lazio-Milan, quella spinta a due mani su Acerbi che non fu sanzionata e nemmeno questa di stasera è stata sanzionata. E per me lì poteva tranquillamente esserci fallo, per cui non sarebbe arrivato il gol dell'1-0 del Genoa. Poi c'è un'altra cosa che secondo me lascia qualche dubbio, è il rigore su Osimhen. Cioè Dragusin perde palla su pressing di Osimhen, il nigeriano entra in area di rigore, viene sgambettato più di una volta da Dragusin e lì l'arbitro non solo non fischia rigore, non viene nemmeno richiamato dal VAR e lì onestamente potevano esserci tranquillamente gli estremi per il calcio di rigore. Quindi un arbitraggio quantomeno discutibile che secondo me ha sfavorito il Napoli sugli episodi, però se devo dire la verità, se giudichiamo la prestazione, il Genoa sicuramente meritava la vittoria per quello che ha mostrato, per la qualità di calcio che ha fatto vedere. Alla fine arriva un pareggio che secondo me è più un punto guadagnato per il Napoli che un punto perso nel modo più assoluto. Mi ha impressionato, ma veramente impressionato, Gudmundsson del Genoa, ma è un giocatore totale, nettamente il migliore in campo tra i 22 che c'erano, compresi quelli entrati dalla panchina, compreso anche quelli che hanno fatto gol. Cioè Gudmundsson non ha segnato, ma è stato comunque il migliore rispetto a tutti, perché ha fatto una partita veramente eccezionale. Io l'ho preso a Fantacalcio, ho fatto bene, perché so che in Serie B fece tanti gol, e quindi sapevo che era un elemento da fantacalcio, ma adesso che gioca in Serie A e lo sto attenzionando bene, devo dire che è veramente un bel giocatore tecnico, rapido, salta l'uomo, intelligente tatticamente, veramente interessante. Vabbè ragazzi miei, con questo è tutto, io vi saluto, un buon pareggio per il Napoli per come si era messa la partita, ma decisamente una grande partita e un grandissimo Genoa. Ottimo anche Retegui, attenzione a questo ragazzo perché non è un fenomeno, perché non è un fenomeno, però è quel classico centravanti che sta lì in area di rigore e prima o poi il gol te lo fa, cioè è quell'animale d'area di rigore. E badate bene che questo attaccante a noi dell'Inter, uno così potrebbe servirci in futuro. Abbiamo Arnautovic che ormai ha la sua età, per cui chissà che magari l'anno prossimo, magari fra 2 anni, potremmo avere un Retegui con la maglia nerazzurra. Vediamo come si comporterà con la maglia del Genoa. Comunque ha iniziato decisamente bene. Ha fatto un gol con la Lazio, un gol con Napoli. Insomma, 2 gol in 4 partite, niente male.
E quindi ci tenevo a precisare questa cosa sull'attaccante italiano, perché lui è italo-argentino ma gioca per l'Italia, come ben sapete. Vabbè, ragazzi miei, buona serata, lasciate un like, iscrizione al canale, appuntamento a domani perché c'è la live reaction del Club Castellano del derby di Milano. Non ve la perdete per nessun motivo. Ciao.